Il 14 settembre del 1943, il secondo e ultimo devastante bombardamento degli alleati nel cuore di Pescara, la stazione dove si riteneva ci fosse un arsenale dei tedeschi, città distrutta a decine di migliaia le vittime. A distanza di 81 anni, come di consueto, di fronte al muro che porta ancora i segni di quella drammatica giornata, il dovere del ricordo e della commemorazione. Un momento che nessuno di noi può dimenticare e deve dimenticare, un momento in cui tutto sembrava perduto per la città di Pescara, c'era solo morte e distruzione, ma la forza di questa città è stata quella di saper risorgere dalle proprie ceneri, risorgere in maniera molto bella, molto positiva, facendo diventare ora la città di Pescara la città più importante e bella della nostra regione. Però è importante ricordare, è importante ricordare per noi stessi, per chi ha subito queste nefandezze della guerra e soprattutto per le nuove generazioni a cui dobbiamo trasmettere questo messaggio di cruda realtà, ma anche di bellezza di una ricostruzione. Alle sue spalle il segno indelebile di quella giornata, anche per questo, questo muro resta insomma una sorta di monumento per la città. Sì, c'è bisogno anche di segni visibili per ricordare. Ecco, questo è un segno visibile importante per la città, è un momento, è un luogo in cui ogni anno ricordiamo questa tragica pagina della nostra storia pescarese.